Ciao a tutti, popolo del tubo, e bentornati in un'altra puntata qua sulle campagne di Francia, Farming Simulator, ciucciciù, 22, ciucciciù, 22 in inglese. Allora, sono esattamente dove mi sono fermato ieri, non ho fatto un passo di più, cioè dobbiamo finire la vendemmia e dobbiamo fare tante altre cosine, quindi ricomincio da qua, non vado a perdere oltre altro tempo, insomma, e ricominciamo a vendemmiare. Mentre che vendemmio, che inizia a vendemmiare, vi devo ricordare delle cose che per me sono fondamentali, ovvero di lasciare un bel likeino su questo video, di iscrivervi al mio canaletto e poi di farmi un piacere, ragazzi, che per voi è gratuito e non vi costa nulla, ovvero iscrivervi al mio secondo canale RobbyMel81Extra, che trovate qua sotto, dove porto giochi vecchi, passati, presenti, futuri, vlog, motorsport. Parliamo un po' di tutto, amici miei, parliamo di tutto. Poi vi ricordo anche la mia piattaforma Viola, dove sono in live tutte le mattine e tutte le sere. Se avete Prime potete abbonarvi gratuitamente e aiutarmi e sostenermi col canalocchio. E poi la mia affiliazione Giants, dove se siete da PC senza alcun sovrapprezzo potete acquistare tutto quello che riguarda farming, aiutarmi e sostenermi col canalocchio. Eccoci qua, eccoci qua. Ieri, amici miei, un'altra giornata di moria. La settimana sembrava iniziata bene col 180, ma sta già prendendo una piega disdicevole. Ieri due mod proprio peppuzza così, e tra l'altro anche inutili, solo update. E stavo riflettendo che effettivamente già i test mod sono rallentati. In più, se la Giants deve testare 50-60 update al giorno, lo diventeranno ancora di più. Quindi secondo me un'altra delle papabili soluzioni sarebbe quella di far fare il test degli update ad un team differente, perché giustamente se sono 5 persone che devono testare mod e tutte e 5 sono impegnate con gli update tutti i giorni, ci ritroveremo sempre e comunque delle giornate piene di update e basta, come è successo negli ultimi giorni. Veramente disdicevole, ragazzi, disdicevole. Ormai qua per far duviso al tocca mette il 180 ovunque. Se voi andate a vedere gli youtubers, io compreso, che portano farming, non è che io mi tiro fuori, stiamo tutti a mettere il 180 in copertina, 180 qua, 180 là, l'unica cosa che fa visual. E questo è un segno di quello che dice Robby Mello, che c'è sempre chi gli viene contro, chi lo può far passare da giullare, da scemo, non si sa quello che dice. Invece alla fine Robby Mello c'ha sempre ragione. C'è moria. Ci ho fatto pure la musichina, chi viene sulla mia piattaforma Viola la conosce bene la canzoncina, moria di mod, moria, ecco, moria. La mia domanda è sempre quella: come faremo a portare avanti sto gioco un altro anno? Ammazza che lag, oh. Avete visto che lag che mi ha fatto? Eppure 60 fps, oh. Ammazza che lag, oh. Eppure non ci sono manco errori, buh. Vabbè, non è farming senza lag, eh. Non sarebbe farming. Comunque, adesso io non è che voglio sempre fare quello che non finisce le cose in video, però ragazzi, veramente qua non so se faremo in tempo a finire tutta sta cosa di uva, perché vi volevo far vedere anche altre cose, tipo ad esempio il fatto che io tolgo l'orto e ci metto la serra. Anche lì qualcuno mi ha scritto nei commenti che l'orto a lui non funziona, altri mi hanno scritto che a me l'orto funziona benissimo. Come al solito, purtroppo è così, dici una cosa, chi te dice A, chi te dice B, chi te dice Z, e quindi, però vabbè, io devo rendere conto di quello che succede a me, non di quello che succede agli altri. A me l'orto non funziona e quindi lo tolgo. Conflitto mod? Chi lo sa? OS, non lo so. Fatto sta che ho scaricato anche un altro pack di orti posizionabili, che ovviamente io non so se ho messo in partita, forse mi sono scordato, però adesso cercheremo di mettere giù quegli orti lì. Però mi sa, sono quasi sicuro, raga, che mi sono scordato di... Vabbè, se mi sono scordato faccio un piccolo taglio, esco, rientro. Credo che mi sono scordato, però li avevamo già usati sulla Old Stream Farm, quegli orti lì, quando avevamo preso proprio un campo
dedito proprio agli orti. Adesso andremo a mettere giù quelli che producono un po' di più. Oh porca zozza zozzissima. Ok, adesso ragazzi facciamo una bella cosa. Io finisco questa riga qua, scarico tutto all'interno del come si dice, del frignetto lì, della pressa laggiù, così facciamo, iniziamo a fare anche il succo d'uva trattino vino, e poi ci rivediamo e facciamo tutto il resto. Facciamo così, dai, se no facciamo un video solo di fotocopia di quello di ieri. Invece io qua finisco tutto, adesso faccio un altro scarichetto e poi taglio, ridò indietro anche il macchinario e soprattutto piazziamo giù l'orto, quello mod, quello nuovo, perché a me quello non funziona. Ok, scarichiamo tutto, buttiamo dentro, tagliotto, a frapporcolo. E allora, rieccimi ragazzi. Allora, stavo guardando la mod, quella lì che dicevo io degli orti, garden, garden, small garden, qualcosa così, ma ho visto che è una palla, perché a parte che non produce niente in più, ma produce solo fragole, insalata e pomodori, e in più, come vedete, c'ha bisogno anche del substrato, dei 100 milioni di cose, ma lasciate proprio perdere. Ma lasciate proprio stare. A sto punto, ragazzi, mi butto giù un paio di serre, di quelle medie, me le butto giù e buonanotte ai sognatori. Me le butto giù, a posto. Adesso la paglia lì la prendo e la butto alle pecore. Vediamo un attimino che cosa... io credo sia l'insalata quella che viene pagata meglio, giusto, raga? Allora, lattuga... Sì, la lattuga, quindi facciamo tutte serie di lattuga, facciamo irrigazione automatica, lattuga, vendita automatica, poi irrigazione automatica, lattuga, vendita automatica. A me questo, a me per questo servono le serre, non è che io faccio le serre così per beneficenza, faccio le serre, amici miei, perché mi servono i soldi, tutte le mattine mi serve un'entrata economica. Invece qua fai le serre di Maria Cazzetta agli orti, cioè non cresce niente, non succede niente. Voglio dire, andiamo a ecco, e finalmente ragazzi abbiamo le serre che fanno lo scopo per cui sono state create, cioè portare introiti giornalieri. Invece qua con le altre serre c'avevamo le serre di Maria Cazzetta, cioè non portavano alcun introito. Mi sembra abbastanza inutile come robina. Adesso finalmente diamo la balla alle pecorelle, ma non mi sembra che la stiano prendendo la paglia. Mi pare che stiano prendendo la paglia. Non mi dite che c'è bisogno del tritapaglia, non me le dite ste cose, perché... Ah no, ecco, dovevo semplicemente stare sul trigger. Ecco, vedete che finalmente le pecore hanno la loro lettiera e finalmente potranno iniziare a fare la cacchetta. Finalmente, ragazzi, finalmente. Adesso dobbiamo assolutamente mandare avanti il tempo. Io però qui volevo sistemare un attimino questa situazione qua, perché è bruttina, devo dire, è bruttina così. Ecco, facciamo, sistemiamo questa situazione qua. Ok, che è bruttina, non si può vedere. A posto, mettiamo cementino, no, so le serre, mettiamo un po' di cementino. Allora, datemi un attimo, cancelliamo. Allora, qui che si è creato un po' un... qui si è creato un pochino un avvallamento, ma vabbè, ma non è brutto, dai, ci può stare. A posto, ragazzi, dai, a posto. Abbiamo creato anche la zona delle serrotte. Allora, a sto punto io dovrei anche fertilizzare i campi, il campo di alfalfa, però abbiamo tempo. Adesso andiamo a letto
e vediamo se finalmente ci entra qualche introito in più dalle... Ah, c'è da portare anche la lana. C'è da portare... Allora, questo lo lascio qua. Vabbè, lo sposto. C'è da portare la lana, raga. Non ci avevo pensato. Non ci avevo pensato. C'è da portare la lana assolutamente di là al lanificio. Ci andiamo con il 180 che va più veloce. C'è da portare. Possiamo passare sui campi, tanto non c'è niente, perché possiamo, dobbiamo portare la lana al lanificio e poi facciamo passare un inverno intero. Marina Rey cantava una splendida canzone che era un inverno da baciare. Noi invece facciamo un inverno da passare. Allora, usiamo questo però, usiamo questo perché sì, però mo io qua ci dovevo venire in marcia indietro e io ci vado a marcia avanti, insomma, non mi pare una cosa molto intelligente. Ecco, ci vado a marcia indietro, carichiamo, ce ne andiamo là nel punto. Ok, nel punto quello nevralgico del nuovo mondo, cantava Jovanotti. Ce ne andiamo a consegnare. Ecco fatto. Mo qua è un macello. Fatemi fare un pezzetto di retromarcia, così magari carica bene. Oh, ne fanno de lana e latte, chiste. Chiste. A posto. Allacciate e adesso allacciate le cinture, viaggiando si impara, diceva un cartone animato. Mi sono perso un'altra volta, taglio. Ecchi mi regà, sono lento ma arrivo. Beh, oddio, lento, non so tanto lento, vado sui 35 chilometrazzi, così andiamo a ricaricare anche lì. Sapete che me ne sta venendo un'altra in mente? Voi mi avete detto che qua le galline, la stalla delle galline, quella che ha progettato proprio lui, produce tantissimo. Sarebbe il caso di mandare avanti il tempo, farci rientrare qualche soldino e poi approfittare dell'inverno per iniziare anche l'allevamento delle galline, che dovrebbe essere, da quello che mi dite voi, molto remunerativa. Quindi è un'idea che mi è venuta in mente adesso. Cambio idea di continuo, perché in realtà io non è che faccio come fanno molti, che si mettono lì a decidere quello che devono far vedere nel video. Io sono abbastanza spontaneo, non ho un copione e quindi mi viene tutto in mente sul momento. Ok, questo è l'altro carro che non ci serve adesso, perché tanto mo in farmer riportiamo questo. A posto. Vediamo un po', scusatemi, non credo che stia caricando. Datemi un attimo, perché c'è quell'altro carro sopra che... Orca di quella... Voi direte, ma sposta quello, no? No, non lo sposto, so pigro. Non lo sposto, fa 100.000 manovre, ma non lo sposto. Oh! A posto, a posto. Perfetto, torno in farm e adesso ci dobbiamo avere tutte le produzioni pronte e vai con l'inverno. Allora amici, rieccimi, parcheggiamo, spegniamo tutto, andiamo a letto e vediamo quanti soldi ci arriveranno in una notte. Vediamo un po' se possiamo permetterci il gallinaro. Dice, ma non è un pollaio? Sì, ma da me si dice gallinaro. Vediamo se mi posso permettere il gallinaro. Allora, prima notte passata, dovrebbero arrivare i soldi del burro, del vino, del succo di mele, dei tessuti. Ma ne è arrivata una cippa però. Sì, qualcosa. 20.000 euro tipo scarsi sono arrivati. Sono arrivati 20.000 euro scarsi, non è che è arrivata tutta sta gran roba. Ma mi viene un dubbio. Ma l'ho attivata io la produzione di vino? No, non l'ho attivata. Bravo Robertino, che non ha attivato la produzione del succo d'uva. Ecco perché mi sono arrivati pochi soldini dal succo d'uva. Vabbè. Poi, per quanto riguarda il frumento, qua è tutto fermo, tutto strafermo. Quanto mi viene a costare il pollaio, quello che mi dite voi?
Perché se produce così 45.000 euro, ragazzi, no aspetta, oh, sta la Perovini, oh, oh, oh. 60.000, ragazzi, me lo potrei permettere, me lo potrei veramente permettere. Il problema è dove lo metto. Me lo posso permettere, ma dove lo metto? Me lo posso permettere, ma dove lo metto? 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 Dove lo metto io? Dove lo metto? Dove lo metto? Dove lo metto? Io lo metterò. Dove lo metto? Dove lo metto? Ragazzi, ma avete detto che c'è? Adesso facciamo la furbata. Ma avete detto che ci sono altre parti della mappa che hanno costo zero? Fatemi un po' controllare. Perché non ho ben capito, ma voi mi avete detto che ci sono altre parti della mappa che hanno un costo zero. Eccolo, eccolo, la Terra 63 a costo zero, ad esempio. La Terra 63 a costo zero non è un cittare, voglio dire, il modder l'ha messa a costo zero, sarebbe stupido non approfittarne, voglio dire, sarebbe stupidissimo non approfittarne. Raga, 63, costo zero, mo piglio, andiamo alla zona 63, dai. Allora amici, siamo qui nella zona 63, che è grossissima ed è proprio dopo la zona forestale, la 62. Adesso io devo vedere, però a me non mi serve tutta sta zona 63, a me mi serve solo uno spiazzale zitto zitto, bello bello piccoletto, per piazzare la mia stalla. Perché comunque un pezzo di terra così grosso, se però è tutto da spianata, perdece tempo, lo rivendo, eh. A sto punto prendo un debito e mi piglio un pezzo di strada più spianato. Allora vediamo qua, questa è la strada principale e qui è tutta zona nostra in teoria, però mamma mia raga, mamma mia, è tutto da spianare qua, oh. È tutto da spianare. Vabbè, salviamo e vediamo di fa qualche casino come solo noi sappiamo fare. Allora, vediamo un attimo. Da qua, mamma mia raga, tutto da spianare, tutto un casino. Allora, animali, galline, denaro insufficiente giustamente perché lui va a modellare il terreno e ci spende un botto di soldi, ci spende veramente un botto di soldi, ragazzi, non ci bastano i soldi, perché ovunque lui va a spianare il terreno, come vedete, vuole un botto di soldi. Allora facciamo una cosa, chiediamo un altro debito, rivendiamo sta terra a zero che non ci serve tanto, perché ragazzi, i mapper devono capire che sì, ok, tutto molto bello avere una parte che ci permette di espandere la nostra mappa, però datecela abbastanza pianeggiante, cioè tutta così, fatta così, io non lo so, boh. Allora ritorno in farm e a sto punto mi prendo una zona vicino, che sta qua, insomma, una zona più pianeggiante, ad esempio sti campetti vicino qua, che tanto io ci avevo intenzione di comprare. Vedete, questa è una zona più pianeggiante e sicuramente, ecco questo ad esempio, questo che è, guardate il campo 4 che carino che è, dai, 24.000 euro ci compriamo il campo 4 salvo e mettiamo giù il pollaio qua, dai, lo mettiamo giù qua. Ok, costruzione, animali, galline, ecco, lo mettiamo qui, che è bellino. Mo devo capire qual è il davanti, però mica capisco qual è il davanti. Credo che non ci sia un davanti. Ah sì, questo è il davanti. Questo. Guardate che carino. Tiè, c'è proprio la strada bellina. Tiè, a posto. Vediamo un po' se ha deformato qualcosa. Ma raga, non mi pare che ha deformato niente, eh. No. Non ha deformato una cippa. Ci si è messo proprio bene, ottimo. Ottimo, raga. Abbiamo sacrificato un campo, ho capito, ma qualcosa, raga, bisognerà pur sacrificare. Che dobbiamo fare? Allora, vernice. Io ci metterei la terra qua. Ci metterei tutta terra. Vediamo un po'. Erba asciutta. No, ma questa è terra, non è erba asciutta.
Wet mood, il fango. Oppure gravel grass. Anche questa è carina, eh? Anche questa è carina, eh? Sì, dai, è carina anche questa. Mi piace. Mi piace, forse è meglio il circoletto, viene meglio, ecco. Carina pure questa, raga, eh? Non è affatto male, eppure con la stradina già pronta, eh? Anche con la stradina già pronta, guardate qua. A posto. Messo giù il pollaio. Perfetto. Qui c'è un po' di salitella, ma ce può sta, ragazzi, dai. Ce può sta, non è niente di brutto. Ce può sta, aprimo. Che spettacolo. Che spettacolo. E poi dentro c'è la stessa texture che abbiamo messo fuori, quindi voglio dire. Allora. Che è qua? Ma io mi devo ricordare qua come funziona sto super mega pollaio. Allora, innanzitutto ci sarebbero da comprare galline. Le compriamo già belle grandi, così. Quante ne mettiamo? No, che vendo! Porca miseria che ho fatto una cacchiata. Ok. Ne contiene 2000, hai voglia a comprare, raga. Ne compriamo almeno 500, raga. Che dite? Ne compriamo almeno 500. No, ne le voglio comprare, non le voglio vendere. Ma l'anima dell'immortale. Oh. Almeno 500. Ok. Partiamo da 500. Partiamo da 500 gallinelle. Perfetto. Mamma mia. Che super mega produzione. Che super mega produzione, raga. Allora, la produzione, la produzione. Allora, adesso dovrebbero apparire in animali. Vediamo un attimo. Sì, perfetto. Mangiano cereali, mais e lattuga. Vabbè, penso che la lattuga ce l'abbiamo, però penso che possiamo dargli anche solo i cereali, credo, giusto? Credo che anche solo cereali, perché mais fa 50, lattuga 50, possiamo scegliere se fargli mangiare tutto oppure solo i cereali. Io le faccio mangiare cereali, dai, gli do i cereali. Ragazzi, dobbiamo, praticamente, dobbiamo assolutamente, anche la paglia ci va, però non ce l'abbiamo, quindi ragazzi... Dobbiamo assolutamente far mangiare le gallinelle e lo faremo o in live o nel video di domani. Fatemi sapere nei commenti se vi piace questa mia nuova idea di buttare giù il pollaio. Ringrazio tutti voi di aver seguito il video, ringrazio gli amici abbonati, anima, vita e cuore del canale, consento al canale di sostenersi, di andare avanti e portare tutti questi contenuti. Amici, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!